Dottoressa Gabriella Mereu, cosa ci può dire sul rapporto tra cucina vegetariana e salute? Penso che sia la strada maestra per condurre la salute, insieme all'igiene mentale e all'igiene emozionale. Quali sono i metodi pratici per alimentarsi al meglio? Mangiare il più possibile i cibi che non siano acidi, che non portino all'acidità del sangue. In pratica, cosa si può mangiare? Tutto quello che dice Ere, tenere la dieta senza muco e possibilmente anche crudo. Quali sono i benefici che ne conseguono? I benefici sono la sparizione di forme croniche di malattie infiammatorie e degenerative, e di tutti i problemi gastrointestinali, un miglioramento della lucidità mentale, del benessere fisico in generale, la sparizione di tutti i sintomi e la cura anche del cancro. Ci può testimoniare qualche esempio di persone che sono venute da lei? Posso testimoniare la me stessa, perché da quando faccio i lavaggi epatici e mangio vegano riesco ad affrontare la mia vita frenetica e stressante, che vado da una conferenza all'altra e ho tanti pazienti. Lei incontra e segue molte persone. Che tipi di problemi le confessano? Loro non se ne accorgono, ma ne accorgo io che i loro malessere sono dovuti anche alla loro cattiva alimentazione. Sono tanti? Certo, ma però è difficile fargli cambiare alimentazione a queste persone. E questo è il problema, è questo. Qual è l'ostacolo più grosso che impedisce al paziente di seguire la dieta? La gola, il vizio della gola. È una questione di testa? Certo, sono abituati a mangiare quello che gli piace. Mangiare, ci hanno tolto il sesso, quindi è fatto bene, quindi rimane il mangiare e allora mangiano. Per quello che è difficile passare alla dieta vegana e alla dieta crudista, perché se li elimini quello che loro considerano il piacere, che può essere inquadrato in verità come un vizio, come anche il vizio del fumare, che i vizi portano all'intossicazione, è difficile farli cambiare. Quale può essere la motivazione per cambiare stile di vita? Una malattia grave, l'estrema, ma certe volte neanche quello, non cambiano neanche così. Questo è per la mia esperienza. Cultura, formazione e informazione servono? Servono, per quelli che poi al momento opportuno, se vogliono, l'adoperano quell'informazione. Però le dico già che la maggior parte della popolazione è difficilissima, perché è difficile per loro rinunciare al formaggio, ai dolci, alla carne, ai manicaretti. Solo un male estremo li può far cambiare? Solo il male estremo li può costringere al digiuno e a cambiare dieta. È difficile che ci siano persone che cambino senza che ci siano costrette. Quando poi vedono che le malattie, come sempre succede, scompaiono cambiando dieta. Per esempio a me mi è scomparso il mal di testa, che era sempre in agguato con i bagni derivativi. No, prima usavo i bagni derivativi. Da quando ho fatto il lavaggio epatico e la dieta vegana mi sono scomparsi i mal di testa. E sono molto più riposata anche, più vitale. Ha testimonianze sui propri pazienti? Posso testimoniare che è difficile fargli cambiare, fanno il lavaggio epatico, sempre di più, il lavaggio epatico lo fanno, ma la dieta è difficile fargli cambiare, questa è la mia esperienza, ma è l'esperienza di tutti i colleghi medici, A meno che tu non sia un dietologo, allora vengono da te per la dieta, ma da me non vengono per la dieta. Per cosa vengono da lei? Per essere curati, e io li raccomando alla dieta vegana. La ascoltano? Non lo so. Io più che rimedi sto dando sempre testi e informazioni. Per cui devo far capire che la salute è nelle loro mani e loro se ne devono prendere carico. Con delle pochissime ed elementari informazioni. Dottoressa Mereu, che tipo di raccomandazione si sente di dare agli irriducibili? La raccomandazione estrema la si può fare alla gente, ma la gente è manipolata nella coscienza, nel profondo, da anni e anni, e non capisce che la vera rivoluzione
che permette anche di arrivare alla salute, la deve fare la persona singola, non in piazza. Però è difficilissimo, perché la coscienza alimentare anche è viziata da una disinformazione che fa malare apposta per condurre poi alle medicine.